Amici telespettatori di Legnano Web TV, un buongiorno da Michele Piazza. Siamo qui oggi nel quartiere Torre del comune di Blegno, presso la storica fabbrica del cioccolato Cimanorma SA, fabbrica attiva dal 1903, lo ricordiamo, un'istituzione qui del Ticino. Siamo qui oggi con Giovanni Casella Piazza. Buongiorno Giovanni. Buongiorno, buongiorno ai telespettatori, a tutti. E grazie per la visita. Grazie a lei di ospitarci qui in questa storica istituzione del Ticino. Allora, Giovanni, amici telespettatori di Legnano Web TV, Giovanni è un ex giornalista per la ex direttore della Gazzetta Ticinese, ex giornalista televisivo presso Telecampione, ex proprietario di quella che attualmente è Teleticino. Insomma, nel mondo del giornalismo, Giovanni, tu ci hai lavorato moltissimo. Ma io sì, io nasco come consulente d'azienda, il giornale aveva problemi e quindi mi hanno chiamato per risolvere talune questioni, che c'era il passaggio a quell'epoca dalla stampa a piombo alla stampa digitale, siccome mi occupavo anche di informatica e abbiamo trovato delle soluzioni, poi sono diventato direttore, ho abbandonato sempre di più l'attività del consulente d'azienda e mi sono buttato nell'attività giornalistica con grande piacere. E da lì poi è nata anche uno sviluppo nel campo televisivo. Con questa piccola emittente di Campione, enclave italiana in territorio svizzero, che ci è toccato riprendere e cosa farne. Io ho pensato che poteva essere una buona opportunità fare una televisione transfrontaliera a carattere economico, finanziario e anche un po' politico. Così ci siamo lanciati. Era il tempo della legge Mammì, si stava costituendo la legge, la nuova struttura televisiva italiana. Per cui andava regolamentata anche la posizione di Campione, che non è né Svizzera né Italia, insomma si trovava così a metà strada, e siamo riusciti a far passare alcuni articoli di legge nella Mammì che tenesse conto di questa particolarità, ed è nata Telecampione, che poi ha sviluppato tutto il bacino dell'Alta Italia, dal Veneto fino a Monte Carlo, perché secondo gli accordi di Nairobi, per esistere come televisione internazionale bisognava avere tre territori, quindi il Canton Ticino, l'Italia settentrionale e Monte Carlo. Così abbiamo fatto ed è andata avanti. Poi la legge Mammì non veniva applicata, c'erano delle grosse difficoltà e a un certo punto i soci della televisione hanno deciso di rinunciare alla parte italiana e di tenere la Svizzera, a quel punto rinunciando anche a una programmazione specifica economico-finanziaria, ci voleva dire proiettare verso l'Italia queste competenze svizzere, ed è diventata una televisione locale, come è oggi, che si chiama Teleticino. Beh, poi sappiamo che tu purtroppo hai avuto qualche piccolo problema che ti ha costretto a fermare quell'attività, diciamo, un problema non troppo piccolo neanche. E adesso dal 2009 vivi qui presso questa storica fabbrica e nel 2016 hai creato di fatto la fondazione Fabbrica di Cioccolato. Cosa ci puoi dire di questa fondazione? Ma direi che io sono partito dalla televisione per una malattia, anche perché non mi interessava particolarmente l'attività locale di televisiva. Io avevo questa visione più specialistica di televisione, non pensavo che ci volesse ancora una televisione locale dopo quella già di Stato e dopo tanti giornali che parlavano del Canton Ticino. Vabbè, ma no, ma ho avuto una malattia seria che per 12 anni mi ha bloccato fino a un trapianto epatico nel 2012. E lì nel frattempo ero venuto quassù perché la mia famiglia materna è di questa valle. Noi eravamo anche noi produttori, i miei antenati Piazza erano produttori di cioccolato a Milano e con delle attività anche in Olanda. E quindi, conoscendo i vecchi proprietari di questa fabbrica, la famiglia storica, no, che discendeva dal fondatore, ho potuto ottenere uno spazio, organizzarmi questo appartamento, loft, e così ho cominciato a vivere quassù. Poi sono stato appunto operato e lì è nata l'idea di acquisire con un socio l'immobile principale, di anche lanciare una fondazione culturale che era ben voluta dalla regione, che cercava di fare qualcosa in questa fabbrica che avesse a che fare con un'attività culturale. Così è stato. Bisogna dire che la fabbrica non è più fabbrica di cioccolato dal 1968, per cui è stata caserma, poi sono stati costruiti ad opera di un architetto che tuttora è qua, Marino Venturini, dei loft.
E poi noi siamo andati avanti con un'attività culturale, con questa fondazione, e adesso ci stiamo preparando per un ulteriore sviluppo di tutto il comprensorio dell'ex fabbrica, che sicuramente è molto interessante. La Valle di Blenio è una valle stupenda, completamente soleggiata, ampia, non distrutta dal cemento, dalla ferrovia, dalle autostrade, è stata un po' dimenticata. Ha avuto un'immigrazione molto importante, soprattutto nell'agroalimentare, nell'alimentare. Ristoranti primari in Europa sono stati gestiti dai blegnesi, fabbriche di cioccolata, ma già dal 400 c'è stato un famoso cuoco, uno dei più famosi cuochi della storia della gastronomia italiana, Martino Rossi, che viene proprio da Torre, da qua, grumo di Torre, quattro case qua sotto la fabbrica, e questo ha lasciato un ricettario che ancora oggi è ricordato, no? Uno dei più, credo in assoluto, il più antico ricettario di cucina della storia della cucina occidentale. Ecco. Quindi c'è tradizione nell'arte culinaria. Però adesso noi faremo qualcosa in futuro ancora che ha a che fare con l'agroalimentare, è un settore, a fianco di questo abbiamo già realizzato e stiamo ulteriormente implementando quello residenziale, sia stabile, sia tramite residenze per artisti, pensando che l'artista non è solo quello che fa le belle arti, ma anche lo scienziato che pensa, no? Che crea, è a sua volta un creativo, un artista, per cui residenze per loro, temporanee. Altri che sono fissi come io mi occupo di cinema, di scrittura adesso, per cui vivo volentieri qua e lavoro molto bene da qua, e però va migliorato l'alloggio, bisogna dare possibilità alla gente di venire qui, bisogna dare la possibilità alla gente di mangiare qui, quindi sono dei progetti che stiamo portando avanti con anche l'aiuto di strutture esterne che ci danno una mano a concepire questi concetti. Beh sì, insomma, una struttura qui l'abbiamo vista, è davvero enorme, è una struttura che meritava di essere ripresa in qualche modo, infatti come ci hai spiegato tu adesso organizzate dei seminari per privati, avete anche degli alloggi. Oltre a questo sappiamo che dal 2019 il marchio, storico marchio Cimanorma SA è stato acquisito dalla Domani Food SA, che è un'azienda grandissima multinazionale di agroalimentari. Un'azienda che attraverso una piccola collezione dei piccoli progetti sta cercando di recuperare un po' quello che è il vecchio marchio, spostando anche la sede di produzione, cercando di riprendere una produzione. Sì, è capitato dunque così. Noi abbiamo acquistato dalla Cimanorme SA, che è la vecchia società storica, che c'è dall'inizio della storia, dall'inizio del Novecento, abbiamo comprato, acquistato l'immobile principale. Il marchio era gestito dalla vecchia fabbrica che non abbiamo rilevato e anche dal titolare nuovo che ha ripreso la fabbrica, questi coniugi Venturini, e sono entrati in contatto con questa famiglia d'origine iraniana, però impiantata in Europa, con fabbriche in Europa, e il signore si chiama Rahmani, Abuzar Rahmani, che vive a Lugano. E da questa discussione è nata l'idea di riprendere la produzione di cioccolato. Il signor Ramani ha costruito una fabbrica a Rancate, vicino a Mendrisio, e si appresta a produrre. Comincia adesso a produrre perché già 2 anni quasi che ha il marchio, però non era pronto con la fabbrica, per cui è stato fabbricato il cioccolato ancora in Ticino e poi da una fabbrica di produzione in Romandia. Però adesso, credo, con la prossima, diciamo, stagione, fabbricherà lui stesso a Rancate il cioccolato, usando etichette storiche, c'è tutta una tradizione, però migliorando di molto la qualità, cioè cercando di recuperare le vecchie ricette con i criteri di oggi. Quindi è un cioccolato anche di una certa nicchia di mercato, non è un cioccolato banale, è un cioccolato che si può dire medio-alto come qualità, come diciamo, settore merceologico. Beh, senza dubbio una ripresa di un marchio storico, un marchio che, come abbiamo ricordato all'inizio, esiste dal 1903, un marchio che inizialmente nella sua storia ne ha passate di ogni, perché ricordiamo un'esondazione subito dopo un incendio, la fabbrica, non il marchio in sé, sì, certo, ha subito prima un'esondazione, poi un incendio già nel 1915, questo se non ricordo male. Insomma, una storia ricca di espedienti, una storia ricca anche di grandissimi ricordi, da segnalare ad esempio nel 1941 la visita di Henri Guizot qui alla fabbrica appunto di Cimanorma. Insomma, una storia molto piena.
Sì, durante il periodo della mobilitazione, 39-45, c'è stata questa visita che è documentata da bellissime fotografie del generale Henri Guisan che veniva in visita perché, probabilmente perché la fabbrica forniva anche l'esercito, il cioccolato era qualcosa che veniva dato volentieri ai soldati perché è nutriente, ricco di sostanze importanti. Ed è andata avanti, la fabbrica purtroppo nel 68 ha chiuso, però è una fabbrica che ha dato vita alla valle, ha avuto nel momento di maggiore espansione 300, quasi 350 operai qua, quindi famiglie che vivevano attorno alla fabbrica. Era il comune, quello di Torre allora, era comune a sé stante, che pagava meno imposte, cioè la gente pagava meno imposte di tutta la Confederazione, talmente l'utile della fabbrica era elevato. Quindi quando è stata chiusa è stato un dramma. E da lì trovare alternative non è stato facile e si è tirato avanti con varie iniziative. Una di queste era la caserma, che tra l'altro avevano previsto come esercizio del genio di farla saltare in aria. Per fortuna la famiglia, gli eredi Pagani, Giuseppe Pagani era il fondatore, no? E appunto gli eredi hanno detto no, non la facciamo saltare, sarebbe stato un peccato, ecco, per i militari era un esercizio così di militare, metterebbe mine dappertutto e farla saltare in aria così come esperimento. No, e quindi è andata avanti, bisognava trovare un collocamento e hanno avuto l'idea, molto ha fatto questo architetto Venturini che ha lanciato l'idea di fare questi loft. E che hanno funzionato, ce ne sono una decina, io ne ho preso uno, l'ho poi ampliato, organizzato, adattato come volevo io per il mio stile di vita e così ce ne sono altri 4-5 che possono essere fatti e soprattutto adesso c'è un progetto per sviluppare delle camere perché notiamo che mancano da una parte i piccoli studio perché c'è gente che vuole venire qui per 3-4 mesi e non vuole un grande appartamento, vuole una cosa con la cucina, col bagno, ma cosa ridotta, quindi ne faremo e poi delle camere normali perché anche quando facciamo un'esposizione, un'apertura, un opening così, c'è gente che viene da lontano perché la fondazione diciamo irradia la sua attività oltre i confini nazionali, per cui c'è gente che viene anche dall'estero però che dopo non sa dove dormire qua e quindi è comodo avere qualche camera in più e anche per i seminari, per esempio si fanno molti seminari qua con università, accademie e tanti dormono volentieri in due o tre nelle camere più grandi che ci sono adesso tra il pensionato che c'è qui e un ostello qua di fianco, però altri vogliono la camera singola, vogliono il bagno in camera, per cui è utile fare queste cose. È tutto uno studio che si sta facendo per arrivare in accordo col cantone, vale a dire con l'ente regionale di sviluppo del Bellinzonese Valli che ci seguono in questa fase di progettazione e poi vari esperti, anche in parte che vengono dall'Italia, competenti soprattutto nel riuso di vecchie strutture industriali. Perché l'interessante di questa fabbrica è che si trova in una regione alpina, nessuno si immagina qua di vedere una regione alpina. Quanto abbiamo girato questo film? Non so se ne parlerete, ma abbiamo girato un film. Oltre alla nebbia, il mistero di Rainer Merz è la storia di una compagnia di attori e di un attore principale che vive in questa fabbrica e vogliono farne un centro culturale, già si dice nel film, e mentre che stanno recitando questa storia, lui in persona, un personaggio, un monaco medievale di nome Ariberto, all'epoca dell'imperatore Federico II, poi lui scompare il girato del film, quindi viene incaricato un investigatore privato di ricercare. Ecco, il regista, quando è venuto Giuseppe Varlotta, ha fatto l'angolo della la curva qua sotto e si è trovato di fronte a questa fabbrica, lo continuo a ripetere, ha avuto l'impressione di vedere Shining, famoso film, no? Di Kubrick. Ecco, perché è vero, uno non se l'aspetta quando arriva quassù e trova questa struttura mastodontica in mezzo alle montagne, no? Qua sotto dove nasce, tra l'altro, qua sopra c'è la montagna dove nasce il Reno, no? L'Adula, detto in tedesco, Rheinwaldhorn. Il Reno va giù dall'altra parte, no? La parte, diciamo, grigionese, poi segue il corso fino al lago Bodanico, va a Basilea, poi va verso il nord. E qua sotto l'acqua che scende qui di fianco invece va nel bacino Adriatico, no? Segue il Ticino, poi il Po.
e arriva vicino a Venezia. Comunque è una montagna centrale questa qui, dell'Adula, ora in Val d'Orno. Ecco, e qua sotto, proprio sotto questo colosso alto, che è la montagna più alta del cantone, sorge questa fabbrica, cosa interessante. Io trovo che ha un'energia molto forte. Io ho vissuto in altri luoghi, anche belli, sul lago di Lugano. Questo è il posto che più preferisco, ma mi dà una pace, una tranquillità, e chi viene su qui lo percepisce. Non so perché, tant'è che volevo fare studiare un po' questi che parlano delle linee sotterranee, dell'acqua, ci sono questi studi, se dicono se non c'è qualcosa che dà un carattere così possente a questo luogo. E io all'inizio, quando sono venuto a vivere qui nel 2009, che ero già malaticcio, anzi, perché mancavano 3 anni all'operazione, però sono stato per dei periodi lunghi da solo qua dentro e faticavo di notte a trovare la strada per arrivare all'appartamento che avevo affittato a quell'epoca, e non conoscevo dove si accendevano le luci, giravo a tastoni così cercando di non andare addosso a una colonna, ecco. Però non ho mai avuto una sensazione di malessere come si prova magari quando si va in un luogo grande, enorme come questo, no, ho sempre avuto così una fiducia nel posto, un piacere di viverlo, e tant'è che ho deciso di farne la mia residenza principale, così è. Beh, tu adesso fai una vita che oserei definire quasi da eremita, potremmo dire, parzialmente. Fai questa bellissima vita in questo posto davvero stupendo, una vallata che a mio parere è la più bella qui del Canton Ticino. Ci hai ricordato del film che è stato girato qui nel 2018, Oltre la nebbia, il mistero di Reinhard Merz. Possiamo dirlo, non sia modesto, che questo film è stato in parte ispirato da un tuo romanzo che era già un'idea, che è stato pubblicato poi adesso nel 2020, che è Certamen 1246. Sì, il romanzo parla del monaco, è la vicenda del monaco con l'imperatore Federico II. Il film parla della compagnia di attori che racconta la storia del monaco, per cui non è il film una riduzione cinematografica del film, ma è soltanto citato. Poi è un thriller il film, un thriller con Pippo Del Bono, Cosimo Ciniere che fa la parte di Reinhard Merz, la Clary che fa un ruolo importante, Lionello, ci sono Stefano Annoni di Como, diversi attori, diciamo, anche internazionali come Vincent Demet o Ferry Moulin, francesi, ecco, che hanno una greca, la Capitanides, che ha recitato dentro, vari, ecco. Però comunque dico non è una riduzione, però sicuramente ha il libro, la storia che io avevo già in mente, che era già quasi pronta, non pubblicata, ha ispirato il film. Dopo la sceneggiatura l'ha sviluppata sostanzialmente il regista Varlotta, perché è un film d'autore, quindi chi fa il film regista dà il tono al film. Io ho dato solo i nomi dei personaggi, diciamo, e però la scelta del luogo, perché questa, diciamo, nel film questa vecchia fabbrica rappresenta quello che sta diventando un posto di creazione. Lo si diceva allora nel film, un posto dove vogliono fare un centro culturale di creazione artistica, si dice, dice a un certo punto un personaggio, cosa che stiamo facendo. Beh, senza dubbio si tratta di un posto davvero magico, infatti io mi sento un po' quasi come Charlie, non so se lei ha presente il film La fabbrica di cioccolato, sì. Mi sento un po' come se fossi Charlie e avessi trovato, non so, il mio biglietto d'oro dentro la mia tavoletta di cioccolato, lei fosse un po' il mio Willy Wonka. Siccome avete anche un po' il museo del cioccolato qui, che adesso sta per essere spostato e ampliato, sì, all'interno di un ufficio esterno, ci può raccontare anche un po' come funziona questo museo, quando è aperto, come lo si può visitare? Ma il museo è aperto, vengono tante scuole, ma adesso è un piccolo museo, soprattutto fisico, perché ci sono fotografie, forme di cioccolato, gli stampi, queste cose. Quello che si vorrà fare in futuro, che stiamo studiando, è un qualcosa di più evoluto, cioè un museo, uno spazio agroalimentare che racconta la tradizione e dove si può anche provare del cibo, e quindi ci può essere anche un ristorante, e il museo sarà fatto in maniera interattiva, dove non si parla soltanto di questa fabbrica, anche se avrà una parte importante, ma della storia importantissima dell'immigrazione. A cominciare dal primo cuoco del 1400, questo che è Martino Rossi, che è andato a lavorare per il Duca a Milano, ma poi ci sono stati altri, c'è un Bianchini della Val di Plenio che ha lavorato presso la regina di Spagna nel XVII secolo e ha introdotto il cioccolato come bevanda dolce alla corte spagnola, tant'è che la regina era fiera di farlo assaggiare da tutti i suoi amici.
E poi tutte le varie fabbriche che ci sono state in Europa, di gente di qui che ha fabbricato cioccolato in Inghilterra, in Germania, in Francia, e poi la ristorazione. Ci sono state tradizioni di ristoratori con grandissimi ristoranti d'altissima qualità e pregio, per esempio in Inghilterra, a Roma, a Londra, Gatti, Monico, lo stesso Pagani prima di riprendere la fabbrica, era stato gestiva col cugino un ristorante di fianco al Covent Garden dove andavano gli artisti d'opera ed era reputato per trovare questi artisti che cenavano prima o dopo l'opera in questo ristorante. I Gatti, che sono i primi che sono andati a Londra, talmente importanti che il nipote del primo Gatti è diventato sindaco della City di Westminster. Hanno prodotto l'elettricità per far andare i loro ristoranti e teatri, perché avevano anche teatri questi gatti, ma che serviva Buckingham Palace, che serviva la City, cioè una delle prime centrali elettriche di Londra, era gestita da uno della Val di Blegno. Si racconta, è documentato che all'inizio del Novecento i luoghi, gli esercizi pubblici in mano a blegnesi superavano i 200 a Londra. Quindi c'è una imprenditoria importante che si è sempre sentita legata alla valle e tornava in valle e costruiva ville, che sono le ville che conosciamo adesso delle immigrazioni, che sono stupende e che devono trovare un senso in futuro, perché questo è patrimonio non solo degli eredi che magari ci sono, proprietari di queste case che non li sanno più nemmeno magari usare, perché erano case che pretendevano anche molta servitù per farle andare, però è un patrimonio quindi non solo, ma proprio di tutta la valle, in questo senso che io vedo le cose che cerco di farlo capire, no? Questo patrimonio è patrimonio comune, non va visto solo come quest'altra famiglia, per cui se si fa qualcosa lì si esalta quella famiglia, non si esalta, si deve esaltare la valle che ha fatto molte cose, no? La gente di questa valle, tanti sono riusciti, tanti sono meno riusciti, però tutti insieme hanno contribuito a questi risultati che ancora oggi si possono vedere sul territorio in maniera concreta e fisica. Qui ci vuole una maturazione nel paese che capisca queste cose, che non veda più così come semplicemente delle affermazioni di talune famiglie per rapporto ad altre, ma no, è un bene di tutti, e così va fatto e va salvaguardato a vantaggio delle future generazioni, come si dice, le quali devono anche capire, studiando il patrimonio e sapendo cose del patrimonio storico, queste vicende dell'immigrazione, cosa sono riusciti a fare e quindi l'energia, la capacità, il sacrificio anche che hanno dovuto sostenere questi giovani che emigravano e che si allontanavano dalle famiglie e magari non rivedevano più i parenti, perché quando tornavano, se andavano in America, quando tornavano magari erano già morti tutti, perché ci potevano andare una volta, non c'erano i charter che andavano avanti e indietro, parliamo dell'Ottocento, no? Per cui andavano alla scoperta del mondo senza sapere che fine avrebbero fatto e sempre più di trovare i loro genitori quando eventualmente sarebbero ritornati. Una storia interessantissima quella di questa fabbrica, che è anche la storia di questa valle, un patrimonio storico-culturale davvero enorme. Io vorrei spezzare una lancia, anzi, una tavoletta a favore di questo bellissimo posto e vorrei ringraziare Giovanni di essere stato con noi quest'oggi. Ma è stato un piacere, se io posso parlare di questa realtà, lo faccio sempre con grande piacere perché penso che valga la pena far conoscere cosa c'è qua e che cosa si potrebbe fare in futuro se tutti ci mettiamo a lavorare nella medesima direzione con la giusta energia. E grazie a voi di essere venuti, veramente, grazie. Beh, il piacere è nostro. Io ringrazio ancora una volta Giovanni, ringrazio anche tutti voi, spettatori di Legnano Web TV, per essere stati con noi quest'oggi. Ci rivediamo nel proseguo delle nostre trasmissioni qui su Legnano Web TV. Alla prossima!